Conto la rovescia per la 21esima edizione di Brodetto Fest, il festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce che torna dal 1 al 4 giugno a Lido di Fano. È prevista una full immersion nel mondo del mare e dei suoi sapori, con cooking show, assaggi e abbinamenti esclusivi con i vini delle Marche d'Italia, ma anche laboratori per bambini, mostre e presentazioni, il tutto per un totale di ben 50 appuntamenti. Per l'occasione a Fano è confermata la partecipazione del ministro Francesco Lollobrigida. Torneranno anche i grandi ospiti di spettacolo. Giovedì 1 giugno la partecipazione di Roberto Giacobbo, che parteciperà al talk show Brodetto Time. Fra gli altri nomi, il concerto di Claudio Morosi, ma anche la partecipazione di Alex Bellini e, nella serata finale, Beppe Vessicchio. Dopo tanti anni spostiamo il festival e lo collochiamo in un periodo dell'anno in cui c'è più abbondanza, c'è più qualità del pescato. Siamo pronti ad affrontare l'inizio di stagione turistica. Sappiamo che anche i nostri marinai, coloro che cucineranno il brodetto al Lido, sono molto contenti di questa situazione, anche perché hanno una offerta di pescato diversa. Ecco, continuiamo anche quel nostro obiettivo di proporre il consumo del pesce fresco sulle tavole non solo dei ristoranti ma anche delle mense. Tant'è vero che anche coi bambini facciamo un bel lavoro nei 4 giorni di festival. Perciò ecco, diciamo che il cambio data come prima novità di quest'anno è forse quello che è la cosa più importante. L'altra grande novità di questa edizione sia quello di rendere internazionale il festival. Noi lo abbiamo fatto in 2 occasioni molto importanti: la prima al Seafood della Fiera Mondiale della Pesca di Barcellona, il secondo appuntamento è stato quello di Londra, dove abbiamo portato il brodetto, ma non solo brodetto, di fronte a 150 operatori non solo del mondo dell'enogastronomia a Londra, ma di tanti italiani che ci hanno chiesto di presentare questi prodotti perché comunque sono prodotti eccellenti. E la cosa che ci ha dato più soddisfazione di fronte agli operatori economici inglesi è stata la loro richiesta di non interrompere questo rapporto. Cioè, questo rapporto va rafforzato nei prossimi anni, ecco perché ho parlato di internazionalizzazione. Abbiamo un obiettivo molto ambizioso, quello che la Regione Marche e la città di Fano diventino il polo gastronomico delle zuppe di pesce. Proprio per questo motivo abbiamo riportato la sfida, una sfida di 6 regioni italiane, e la richiesta, vi posso garantire, che era notevolmente superiore, perché volevano partecipare anche altre regioni a questa sfida delle zuppe di pesce. Dico solo questo: in 4 giorni al Lido di Fano ci saranno oltre 50 eventi, ce n'è per tutti i gusti, aspettiamo naturalmente tanta gente. Un appuntamento importante, quello che sta per arrivare a Fano. Poniamo l'attenzione su un settore, quello della pesca, che è importantissimo. Sì, 2 sono le considerazioni. Un festival fondamentale. Che cosa ci dice? Che attraverso la valorizzazione di un piatto si può veramente trainare un territorio, parlare di un territorio, Fano in modo particolare, ma visto anche che il brodetto è un piatto dei centri della costa marchigiana adriatica, quindi di fatto parliamo anche di tutta la regione Marche. L'altro aspetto è certamente quello di focalizzare l'attenzione verso il comparto pesca, che noi vogliamo anche attraverso queste iniziative valorizzarlo e potenziarlo. A breve avremo la nuova programmazione dei fondi europei sulla pesca, FEAMPA, e li utilizzeremo per sostenere la pesca marittima e per portare di nuovo il pesce nelle mense dei marchigiani.